C'è Davide Nanni che gli arrosticini li fa in alta montagna, rimediando stecchini dal bosco, e poi Rucola che organizza sessioni con gli scarti alimentari anche dedicati ai bambini. Tutto condito con il tocco magico di Francesca Caldarelli, che ha fatto della sua visione del food abruzzese e delle tradizioni del territorio il biglietto da visita per entrare nel mondo dei party a Milano, dove è super ricercata. Sono questi alcuni dei protagonisti della 38esima edizione di Mediterranea, che si terrà al porto turistico Marina di Pescara dal 5 al 7 luglio prossimi, dalle ore 18:30 a mezzanotte, con ingresso libero. Quest'anno credo che abbiamo allargato anche il perimetro degli espositori, sempre regionali, e metteremo non solo da guardare ma anche da gustare le nostre eccellenze. Noi vantiamo un territorio che ci dà una delle biodiversità più importanti del territorio nazionale oltre, per cui avendo possibilità di raccogliere materiale dalla pianura sul mare, alle colline, alla montagna, i nostri prodotti a partire dall'olio, l'olio, vini, cereali e quant'altro sono di qualità eccellente e speriamo di farlo provare, assaporare al maggior numero di persone. Tosca Kersic, dirigente dell'area promozione della Camera di Commercio di Chieti Pescara, ha aggiunto ancora: la scelta di coinvolgere dei volti noti dei social network risponde alla volontà di conquistare nuovi target e promuovere i temi della biodiversità e sostenibilità agroalimentare ad un pubblico sempre più attento e consapevole. Crediamo fermamente che la comunicazione digitale possa amplificare il nostro messaggio e raggiungere un pubblico più ampio e diversificato, valorizzando ulteriormente le nostre eccellenze. Da vetrina per promuovere l'eccellenza enogastronomica a veicolo per promuovere anche cultura e turismo. Ma certo, sono due cose che vanno a braccetto. La cultura agroalimentare oggi deve crescere ogni giorno di più per aiutare anche l'educazione alimentare. E in questa occasione ci saranno anche eventi dove si parlerà di questo.